Benvenuti a tutti, cari amici di Astral Music. La vostra musica preferita per la pace mondiale con Fuego Astral, a Radio GBJ International Sound. Ogni venerdì sera alle 18:30 e ogni sabato alle ore 20. Condividete i nostri programmi ovunque, in onore di un futuro migliore. Astral Music, con tutti i sensi, per vedere oltre ogni percezione. Cari amici di Astral Music, benvenuti anche questa sera a questa stupenda, fantastica puntata dedicata interamente alla magia dell'acustica. Come tutti possono leggere sui vocabolari o Wikipedia, acustica è un'antichissima scienza oltre millenaria, non si sa da quanti migliaia e migliaia di anni, e la scienza dell'acustica viene usata per varie metodologie, sia per guarire, sia per costruire, sia per distruggere, a secondo delle frequenze dell'acustica, che noi sappiamo benissimo che l'universo è tutt'uno fatto di etere, della quintessenza, tutto è vibrazione, tutto è olograficamente in frequenza, in connessione al tutt'uno ovunque, e noi siamo una parte di tutta questa grande, di questo grande etere. E l'acustica, appunto, da millenni si può paragonare a quello che oggi si chiama semplicemente fisica quantistica o medicina quantistica. Dunque non è che hanno riscoperto nulla di nuovo i nostri fisici quantistici, ma esistevano già queste tecnologie basate sui suoni, sulla musica, sulle frequenze e soprattutto sulla scienza dell'acustica. Dall'acustica vengono tantissime cose e non esistono solo i suoni che si sentono alle nostre orecchie umane, ma ci sono dei suoni molto alti che noi non sentiamo ma fanno i loro effetti, e dei suoni molto bassi che anche noi non sentiamo con le orecchie, intendo, ma il corpo e il DNA reagisce su queste vibrazioni e su queste frequenze. Con l'acustica sono stati creati i mondi, con l'acustica sono state create e costruite le piramidi, appunto, che poi l'acustica è molto vicina anche all'elettromagnetismo, e varie frequenze benefiche e anche malefiche a secondo come se le usa. In questa puntata dunque oggi di Astral Music, ragazzi, avremo degli ospiti speciali che sentirete dopo, ma prima assorbite un po' l'acustica e i suoni che state sentendo adesso. Radio GBJ International Sound, siete sempre in collegamento con Astral Music.
La conoscenza fondamentalmente circa da 200 anni, ancora prima di Nikola Tesla, esistono tanti libri in vecchie biblioteche di ricercatori che sostenevano che le piramidi non sono piramidi, ma centrali energetiche acustiche, sulla scienza dell'acustica, e che fondamentalmente sono dei toroidi metatron. Guardate nel dizionario, su YouTube, toroidi metatron, di cui, diciamo, la piramide è solamente il giallo dell'uovo, se si può vedere la costruzione acustica dell'intero costrutto di queste centrali energetiche a energia libera basata sulla scienza dell'acustica. La piramide stessa è solo il giallo dell'uovo, stavo dicendo, e attorno c'è un grandissimo mantello di bianco d'uovo di energie elettromagnetiche, con un astratto finissimo della placenta che tiene dentro ovviamente il giallo dell'uovo e il bianco dell'uovo, e attorno il guscio. E queste forme metatron, diciamo, no, in movimento a secondo delle canalizzazioni di manovrazione, diciamo, di pilotaggio di queste energie, si poteva ovviamente costruire tante cose, anche dei wormhole, ovviamente dei cunicoli, canali d'argento per trasferirsi nell'universo senza dover fare il viaggio nel tempo e nello spazio, tipicamente in entanglement, diciamo, no? E queste cose, questi libri ve li consiglio ovviamente di andare a cercarli nelle antiche biblioteche di ricercatori dell'inizio del 1800 fino all'epoca ovviamente di Nikola Tesla.
che la storia è da riscrivere, beh, questo lo sappiamo già da un bel po', e fondamentalmente dobbiamo togliere tanti panni neri che coprono la chiarezza, la lucidità della vista, dell'osservazione di che cosa è successo sul nostro pianeta negli ultimi, non so, 18, 20, 50 mila anni e anche oltre, molto oltre, perché sicuramente la storia è ancora molto più lunga. Se andiamo a scavare e a delucidare tutte le informazioni che ci sono state censurate e occultate, scopriremo tante bellissime cose. Dunque, l'acustica è sicuramente uno strumento che ci può aiutare a misurare, soprattutto oggi che possiamo misurare tutte queste frequenze dell'etere, della quintessenza, che si può anche misurare l'anima, si può misurare l'autocoscienza, la coscienza e tutte quelle parti magari spirituali che comunque sono composte in una forma di etere vivo in questo ologramma di questo universo. Ma veniamo dopo qualche minuto ancora di suoni da assorbire ai nostri ospiti di oggi, che non è nient'altro che un piccolo dialogo tra Red Ronnie e il professore Malanga proprio sulla tematica acustica. Radio GPJ International Sound, state sempre ancora ascoltando Astral Music. Starfleet to scout ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. Corrado, hai detto che i faraoni usavano la musica per guarirsi. Una persona mi ha scritto una mail dicendo che mi voleva parlare di un professore di musica che stava molto male. Lui si è sdraiato accanto al suo pianoforte e ha cominciato a suonare la stessa nota in continuazione ed è guarito. Prendiamo atto di questa cosa come una nota storica, dobbiamo poi però interpretarla, cioè è stata la nota che l'ha fatto guarire, è stata l'idea che lui sarebbe guarito sentendo quella nota, è stata il L'effetto. meccanismo, ecco, il meccanismo noi ancora lo conosciamo poco, però io su questo è uno dei filoni di ricerca che ho. Se no 4 o 5, uno di questi è proprio l'utilizzo del suono per guarire, tra virgolette. In realtà, se lo posso dire in 5 minuti, funziona così. Noi cerchiamo di far sentire un particolare tipo di suono all'orecchio destro, un particolare tipo di suono all'orecchio sinistro e fare in modo che questi suoni siano mossi in ampiezza, in frequenza e nello spazio. Quindi si dà l'idea di un suono che si muove in rotazione, poi c'è un terzo suono che viene posto al centro di una ipotetica stanza mentale e questi suoni mettono in risonanza l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, di modo che tutti e due, avendo la stessa risonanza, si possono parlare più facilmente. In quell'istante noi che tecnicamente siamo i creatori dell'universo, facciamo i miracoli, ma ci vengono casualmente questi miracoli a questo punto e non riusciamo a capire bene perché non ci vengono. Ecco, una delle ipotesi che noi stiamo tentando di capire è probabilmente l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, il posto dove c'è la parte animica e dove c'è la parte spirituale, il maschile e il femminile, il campo elettrico e il campo magnetico, lo possiamo dire in tanti modi, lo spazio e il tempo si possano parlare tra di loro, si uniscano tra di loro, quello potrebbe essere l'istante in cui il cervello, come scheda di un computer, riesce a mettere
in funzione l'atto di volontà della coscienza, della mente, che non è il cervello, e in quel caso ottenere la variazione della realtà virtuale che ti circonda, cioè fai il miracolo. Stiamo tentando di fare questo, proprio partendo dall'idea che anche gli antichi lo facevano, cioè tutta quella storia sulle campane tibetane, per esempio, che è molto interessante. Le campane tibetane sono quelle specie di conche di metallo che erano fatte con una specie di lega fatta di un certo determinato numero di metalli, che manco oggi si sa più gli originali che tipo di leghe usavano, che viene messa in risonanza da un pennello che gira, no? E qui c'è un suono che viene creato. Vorrei porre l'attenzione sul fatto che nessuno sa, perché non lo sa nessuno, che tipo di frequenza ci vuole per far guarire il soggetto, ammettendo che sia malato. Quindi ci sono tutte queste campane, ci si specula sopra, seminari, alcuni più entrano nel dettaglio, altri sono acchiappacitrulli, cioè nel senso che vogliono solamente fare soldi. Dietro questa cosa però c'è la cultura del Tibet. Da dove viene questa cultura? Non lo sa nessuno, perché è prima del diluvio universale, quindi prima di 13.500 anni fa. Si è persa tutta quella nozione, però se noi guardiamo attentamente alcune di queste pratiche che sono rimaste, si prende una di queste campane, un pochino più grossa, si riempie d'acqua e ci si mette dentro una persona scalza. Si mette la campana in risonanza, ne viene fuori un suono e la persona dovrebbe essere beneficiata da questa pratica. Cosa sta succedendo? Al di là del fatto che venga beneficiato oppure no, sta succedendo che io rivedo lì lo stesso meccanismo dell'antico pozzo sacro sardo, dell'antica struttura inglese, quelle specie di collinette con un buco nel mezzo che le tagliava fino in fondo e con un buco al centro. Pensate, ci sono anche delle cose in Egitto fatte così, delle scale che entrano all'interno della sabbia per 50 metri, dove c'è una stanzetta e questa stanzetta si riempiva d'acqua e la persona si metteva in piedi dentro l'acqua. Il vento entrava dentro questo pertugio e ne veniva fuori un fischio, un suono, che poi usciva dal buco in alto, come nei meccanismi dei pozzi sacri sardi, che non sono pozzi per andare a prendere l'acqua, come dice qualche bischero di passaggio. Ad esempio, non so se tu l'hai visto, il pozzo di Santa Cristina. Assolutamente. Pazzesco. Assolutamente, assolutamente. Come funziona la campana? Quello che funziona non è, badate bene, il suono udibile. Questi pozzi sono come delle ocarine giganti, no? Non è questo. L'acqua serve a trasduttore, cioè le basse frequenze che sono sotto i 20 Hz sono quelle che ti guariscono, secondo quello che si può vedere anche dall'antica mitologia. Per entrare sul corpo hanno la necessità di far vibrare il corpo, quindi tu devi essere messo dentro una sostanza che accetta le vibrazioni. L'acqua è perfetta per fare queste cose e questo è uno dei motivi del perché io ho scritto anche che la piramide di Giza, o Giza che dir si voglia, funzionava ad acqua oltre che a vento. Ma scusa, ma da tutto questo che mi dici sembra proprio che gli antichi avessero una cultura nettamente superiore alla nostra. Superiore non direi, direi diversa, mentre noi oggi siamo legati all'elettricità, quindi al campo elettromagnetico, quindi sostanzialmente ai fotoni, di cui abbiamo peraltro capito poco, perché vi ricordo che un fisico che non sa disegnare un fotone vuol dire che non ha la più pallida idea di come il fotone deve essere fatto. E il fisico ti dice, non lo so disegnare perché il fotone non si può vedere. Certo che non lo puoi vedere, però un'idea te la sarai fatta. Quindi anche se non lo puoi vedere, il fotone lo puoi disegnare. Perché se non lo sai disegnare vuol dire che il fotone è qualcosa che non c'è. Il fotone che cos'è? Un'equazione matematica? No, dai, il fotone è qualche cosa che interagisce. Quindi non è, boom, che cosa diceva? Al contrario di Planck, l'equazione d'onda è una vera equazione d'onda, è una vera onda, non è solo un'equazione matematica, al contrario di Planck che si accontentava di dire c'è l'equazione matematica e il resto non mi interessa. No,
L'equazione matematica è il sistema di utilizzare un linguaggio, che è la matematica, che non è una scienza, per descrivere una cosa della realtà virtuale. Quindi l'onda deve essere descritta e descrivibile matematicamente perché esiste qualcosa fatto così. Ecco, quindi da questo punto di vista gli antichi non avevano quella poca cultura che noi abbiamo del fotone, ma avevano probabilmente la cultura del fonone, qualcosa che è molto simile al fotone, di cui noi sappiamo molto, veramente molto poco, ma che ci permette forse di fare delle ipotesi di lavoro. Io posso fare delle ipotesi di lavoro, mi è concesso fare delle ipotesi di lavoro. Tutte le volte che faccio un'ipotesi di lavoro, qualcuno scrive: ma io ho 3 lauree in fisica, ma Langa ha detto una stronzata. E io gli dico: dimmi dove, e questi scompaiono. Corrado, quando uno prima mette davanti i suoi titoli di studio, vuol dire che non è in grado, e quindi si trincera dietro a un foglio di carta che gli hanno dato a scuola, perché ha risposto alle domande come: tu pensi che mia figlia piccolina, siccome sentivi i discorsi che facevamo in casa alle elementari, gli chiesero di fare un tema sulle piramidi, e lei scrisse che le piramidi erano messe in modo di essere speculari con le stelle nel cielo. Bene, la maestra gli ha detto: forse ti sei confusa, e gli ha bocciato il tema. Ma non ti viene l'idea di chiedere a una bambina: ma perché hai avuto questa idea? Quindi, per dire, no? Sì. Quindi, però tu prima, parlando di questa musica che può guarire, mi hai fatto venire in mente la musica binaurale. La musica binaurale, che ad esempio, cioè, sono due ragazzi ricercatori di Genova che hanno creato un effetto viola che toglie l'ansia, cioè è letteralmente sfasata tra un orecchio e l'altro, cioè creano una sfasatura che cura. Assolutamente sì. Lo stato da questa è una cosa. Il mio amico Gubert Finsterle di Milano ha messo a punto un sistema, ha fatto una ricerca ufficiale, quindi con fondi governativi, un sistema molto più sofisticato, direi, dell'aspetto binaurale, anche perché lui è, oltre che essere un musicista, è anche un esperto, diciamo così, di suono e di elettronica. In quel campo lì sono 30 anni che ci lavora, e quindi trova gli apparecchi migliori per poter fare le cose migliori. Praticamente lui riesce a creare qualcosa che assomiglia molto a un ologramma sonoro, in cui uno viene immerso, e immerso in quell'ologramma praticamente il suono gli appare come se fosse tridimensionale. Se uno va nel suo laboratorio, c'è un pianoforte dove non c'è nessuno che suona, fa partire il concerto e te dici: dove sta il pianista? Questo per dire, questa è, ti fa venire i brividi questa cosa. Questo per quale motivo? Dov'è il trucco? E lui ha fatto degli studi anche con dei neurofisiologi che hanno misurato gli elettroencefalogrammi delle persone che si sottoponevano a questa sua terapia musicale, che si chiama PAT. Gli interessati la possono trovare su internet, quindi c'è tutto scritto lì, tutti i dati. E gli elettroencefalogrammi dimostravano una variazione di consapevolezza, tra parentesi, durante l'acquisizione del suono, perché l'emisfero destro, l'emisfero sinistro e il corpo centrale, la parte centrale davanti del cervello rispondeva, cambiava modo di rispondere a queste sollecitazioni nel tempo, cioè te ti stai ponendo in quel momento in modo differente verso il mondo esterno. Quindi la musica, il suono, qualsiasi cosa sia, ti cambia lo stato di consapevolezza della realtà virtuale che ti circonda. È evidente che se te stai male, potresti fra un attimo star bene, o viceversa. E dico viceversa perché? Perché gli americani, che sono fissati sempre per esportare la democrazia, se la tenessero un po' a casa loro, la loro democrazia, usano degli strumenti da guerra che sono dei cannoni che emettono suoni. Quindi il suono che ti distrugge, che ti fa male, che non ti fa capire più chi sei, che ti butta per terra, che ti fa credere di non sapere più dove e quando
ti toglie la relazione con l'universo esterno. Quindi il suono, chiaramente, a questo punto lo sappiamo, non c'è più ombra di dubbio, cambia la realtà che ci circonda. Ed il suono dunque cambia la realtà che ci circonda. Il suono, l'acustica, le vibrazioni. In effetti Astral Music, molti ci hanno chiesto, ma perché si chiama Astral Music? Beh, si chiama Astral Music proprio perché cerchiamo di trasmettere delle onde, delle frequenze al di fuori di certi schemi, magari diciamo del mainstream, per andare a scoprire nuovi mondi sia acustici che musicali, e questo è il senso della profondità di Astral Music qui a Radio GPJ International Sound, oggi a tema acustica, la scienza che è simile alla fisica quantistica e alla medicina quantistica, che tra tutte le scienze è la meno sbagliata. Benvenuti a tutti, cari amici di Astral Music. La vostra musica preferita per la pace mondiale con Fuego Astral, a Radio GBJ International Sound. Ogni venerdì sera alle 18:30 e ogni sabato alle ore 20. Condividete i nostri programmi ovunque, in onore di un futuro migliore. Astral Music, con tutti i sensi, per vedere oltre ogni percezione.
Station, ragazzi, Astral Music, stiamo arrivando alla conclusione, al finale dell'episodio di oggi, che è stato dedicato interamente all'idea della scienza dell'acustica in parallelo anche alla fisica quantistica e alla medicina quantistica con Astral Music per voi. E se vi è piaciuto mettete un like come sempre e un commento se non vi è piaciuto, e contattateci sui social se avete dei documentari, della musica, della letteratura, tutto quello che ha a che fare con l'arte. Potete mettersi in contatto con noi e noi possiamo lavorare insieme, interagire e presentare i vostri prodotti nei nostri programmi di Radio GPJ International Sound. Questo era tutto per oggi, ragazzi. Un abbraccio forte forte e vi auguro buon weekend. Tanti cari salutoni da Fuego Astral e alla prossima puntata di Astral Music ogni venerdì sera alle 18.30 e ogni sabato alle ore 20. Ciao ciao!
called to do, things that I know I was destined to do. Things I ever wanted to do. Things that I know I was destined to do. Radio GBJ International Sound. State ascoltando Astral Music con Fuego Astral, la vostra musica per la pace mondiale preferita. Ogni venerdì sera alle 18:30 e ogni sabato alle ore 20.